Qualcosa se ne va e qualcosa arriva. Se ne va la facoltà di beni culturali perché torna a Macerata ed è una sconfitta per Fermo. Cosa penseranno ora quei quattro papi rappresentati in busto che istituirono, consolidarono, restaurarono e rilanciarono l'università a Fermo? Sicuramente penseranno che un pezzo dell'antico splendore abbandona la città. Il Conservatorio di Musica invece cresce e fa una certa impressione percepire lungo Corso Cefalonia non le trombe o i sax o gli acuti delle soprano, ma un possente suono d'organo, possente nella voce, possente nella mole. Lo stanno allestendo all'interno della Chiesa del Carmine. Servirà agli studenti del corso di organo che frequentano il Pergolesi. Ha oltre 2000 canne, sarà pronto per fine settembre, a realizzarlo è la Zeni Andrea, un'azienda di Tesero. Le dimensioni sono quelle di un manufatto medio-grande. Ad ottobre lo suoneranno gli allievi, lo suoneranno per sé, per la popolazione lì in giro residente e indirettamente per i due personaggi i cui corpi giacciono sepolti nella chiesa che fu dei Carmelitani, e cioè padre Antonio Grassi e don Ernesto Ricci, santi di fatto. Anni da celebrare. C'è chi 50 anni li celebra per un matrimonio, un sacerdozio oppure per un'azienda e c'è chi invece come Pasqualino Virgili li celebra per un altro motivo. Dunque Pasqualino, 50 anni con la carrozzella, dicevi tu, come mai? Con la carrozzina è stato una compagna, ha portato con me le difficoltà della vita, creatami in un incidente a Siena, al Paglio. Raccontaci di questo incidente e poi veniamo al fatto del chiaro e non dello scuro, di stare in una carrozzina. Quell'incidente viene nel 1964, il 29 di giugno, inizia la selezione dei cavalli, le dette provacce che poi saranno batterie. Perché tu eri fantino. Sì, ero fantino insieme ad altri. I successi del 63 e del 64 mi portano all'attenzione degli osservatori del Paglio. E quindi uno di questi, che era già un personaggio importante in Siena, era un fantino, e era un po' il mio mentore perché mi seguiva in tutto, mi ingaggia per una contrada. E lì sono le prime selezioni. Dopo si va in contrada. Ecco, ma il Paglio del paese, di quale paese? Il Paglio è Siena. Siena, la piazza del campo. Quella è un Paglio importantissimo proprio. Il regno del Paglio, perché Siena è a capostipite di quello che significa poi le gare. E quindi per me era passione ed è rimasta passione. Io non ho lasciato il ricordo e l'amore per i cavalli. È rimasto tale quale, anzi ho approfondito nel tempo, ho studiato le dinastie proprio dei cavalli, mi è venuta fuori una passione viscerale dal momento che non potevo più così avvicinarli fisicamente, li ho avvicinati attraverso lo studio e sono andato alla ricerca dei grandi cavalli che nella storia dell'ippica hanno reso famoso i personaggi e loro stessi. Quindi allora a quel punto tu vieni scelto e che accade? Cioè, vengo scelto, inizia questa prova e io cado a San Martino e correrò insieme ad altri che poi saranno importantissimi nella storia del Paglio. Uno è Aceto, che sarà è Andrea De Cortes, è un sardo, già eravamo conoscenti, già eravamo amici perché correvamo nelle capannelle, correvamo a Napoli, quindi eravamo già. Poi dopo questo Paglio era un traguardo per quelli che avevano una certa così esperienza già fatta. Quindi eri un professionista in effetti? Io debutto ad Agnano, poca esperienza, poi molta esperienza nelle corse di provincia. E quindi la provincia di Siena, nei paesi del Senese, ci sono le gare e lì si formano anche questi fantini, giovani fantini, avevo compiuto appena 18 anni,
da 3 mesi, e quindi questi successi ti portano a Siena. Incidente gravissimo. Un incidente grave, rimango in coma 4 giorni, e mi risveglio all'ospedale e mi risveglio accanto, c'avevo mio padre che in base a questo incidente anche lui venne ricoverato per un malore. E cambia la vita? La vita cambia, e c'è una fase dura, non è uno scherzo, c'è proprio dalle stelle si va giù a, non dico stalle, ma insomma si va nel profondo, e dal profondo bisogna riemergere. Come hai fatto? E come ho fatto? Ho fatto i cazzotti con me stesso in una prima fase, perché tutto il mondo ti abbandona, ma non per cattiveria, ti abbandona perché c'è un approccio difficile con un giovane caduto in disgrazia, perché si passa dalla compassione alla pena e anche al dolore che provano gli amici per quello che è accaduto, e addirittura il mentore mio non riuscì mai ad avvicinarsi più a me, ho dovuto ricercarlo e levargli la colpa, il senso di colpa che aveva, perché dopo lì si crea questo problema. Senti, e a questo punto il tuo mondo, quello delle corse, ovviamente non c'è più. Come arrivi a Fermo? A Fermo ci arrivo perché io da Siena devo un po' evadere dal paese. Il paese è un po' piccolo, pur volendoti bene, pur avendoci amici, però ti soffoca, non hai... sei nella sfera del bravo ragazzo, ma la tua personalità non viene compresa, non viene capita. Soprattutto con il problema che avevi. L'handicap, la disabilità viene vista un po' come solo sofferenza, solo pena, solo impossibilitato a fare, e invece dentro a quella persona che si muoverà diversamente nella vita, non più con le gambe, non più con le scarpe, ma prenderà una carrozzina, e la carrozzina non è l'elemento negativo del... Dimmi di Fermo, come arrivi a Fermo? Io arrivo a Fermo perché mi parlano di Capodarco, della comunità, e io arrivo a Capodarco. Capodarco era rivoluzione, era entusiasmo, era quello che potevi sognare al massimo. Ed era comunità. Ed era comunità vera, vera, ed era comunità proprio nel senso comunione di beni. Io proprio mi spogliai completamente, perché entrato in quell'ambiente mi trovai proprio impregnato di valori che dovevano essere anche testimoniati, e io li dice a modo mio, un po' anche disubbidendo, molte volte l'ho vissuti e l'ho sentiti. E poi lì hai imparato un mestiere, una professione, che cosa è successo? Ma lì ho imparato i valori della comunità. Il mestiere viene fuori dopo, perché io da Capodarco poi uscirò con un altro gruppo, con un altro gruppo che farò poi a Porto San Giorgio, un'altra realtà insieme a loro, è una realtà che tuttora esiste, e la direttrice è Anna Arras, che eravamo sposati in quel periodo, quindi insieme riusciamo a fare quello che era di complicato fare, però eravamo anche un po', diciamo, ingenui, eravamo idealisti al massimo, però quell'idealismo ti portava a cavalcare anche idee belle, poi per realizzarle. Mi ricordo una volta mi disse un amico che poi tu conosci, adesso è morto, il dottor Bonifazi Giuliano, mi trovavo in difficoltà su alcune cose per questi valori, questi ideali cavalcati. Mi disse: l'ideale è un boomerang, ti ritorna addosso. Mi feci riflettere quella frase. Io quell'uomo non l'ho più visto, però mi è rimasta impressa questa frase. Senti, quando tu hai detto, e la cosa mi ha colpito, e il motivo per cui siamo qua è questo, hai detto: io voglio celebrare 50 anni della carrozzina. Cioè, sono stato in qualche maniera, fra virgolette, bene in carrozzina, quindi è un'altra vita per me. Perché? Ma sì, perché intanto la vita va accettata, non si può scherzare con la vita. Comunque te la dia, comunque ti si trasformi,
la devi portare, e rifiutarla, rinnegarla, vivi male, non è dell'uomo. Ci hai pensato mai a rifiutarla, a rinnegarla e quindi a compiere qualche atto estremo? Questo capita un po' a tutti in quella fase difficile, non è uno scherzo, perché quella fase dura ti squarcia la testa, il nemico lavora dentro, lavora sul cervello, questo dice ma che fai, dove vai, sei finito, no, non è vero, e quindi c'è una lotta tremenda che devi superare. Superata questa però capisci che ci sono altre possibilità e quindi la carrozzina ti diventa un aiuto. Celebrarla perché? Perché non è stato, ha aperto un mondo la carrozzina, ha aperto una conoscenza di un mondo che non si sa, non lo si vede quando si è nella normalità. La normalità copre, per vedere il mondo dietro bisogna partire da dietro, partire dagli ultimi, se no non si capisce il mondo come è fatto, nelle sue contraddizioni, nelle sue povertà, la società che dentro ha i suoi mali grossi, ma non si vedono, si vede l'apparenza ti inganna, e allora bisogna andare dentro lì. E non c'è solo sofferenza lì, c'è anche piacere di lottare per cambiarle quelle cose. Stavo per dirti, è stata quasi un'occasione. E questa, l'ho ridetta altre volte, la nostra non è una disabilità, la nostra è un'occasione di vita per far capire come stanno le cose. E la disabilità vera non è questa, è quella che è rinchiusa ancora in istituzioni tremende, ancora in istituti brutti. C'è anche questo. Capisco bene. Mi ci commuovo perché mentre tutto appare bello e si festeggia il bello, si festeggia l'elite dell'handicap, sotto c'è il vero handicap e quello non riusciamo a sradicarlo. Io conosco delle realtà tremende e molte volte ne sono anche visitatore e partecipe di questa realtà. E vado lì proprio perché è lì che bisogna stare, da lì bisogna ripartire. Che cosa è successo nel tempo? I più bravi, i più capaci hanno fatto la loro lotta e si sono inseriti. E noi in un certo modo, anch'io personalmente, in qualche modo abbiamo tradito quelli che erano rimasti indietro. O non ce l'abbiamo fatta, o abbiamo lasciato stare, ma questo crea sofferenza e crea nella nostra vita contraddizione. Non è semplice, perché a volte rimuoverle è impossibile, sono più grosse di noi, però dentro ti fanno male. E la mia commozione non è al mio stato, ma allo stato di quelli che vivono queste realtà. Chiudiamo con una notazione positiva comunque, lancio un messaggio. Il messaggio vorrei che sia questo: tutti quelli che, come me, e ce ne sono altri che hanno più possibilità, che vivono questa condizione di vita diversa, in carrozzina, ma che hanno comunque la possibilità di stare dove si comanda, dove si decide, dove ci si mostra, ecco, usino quella condizione e quei mezzi per rimuovere ciò che ancora è tutto da rifare. Grazie a Pasqualino Virgili per la sua testimonianza. Dicevamo all'inizio, si può celebrare un cinquantesimo per le nozze, per un sacerdozio, perché si tira avanti un'azienda. Si può celebrare un cinquantesimo perché anche questo grosso problema che nel 64 colpì Pasqualino può diventare un'occasione per andare più a fondo della propria umanità. Grazie Pasqualino. Io ringrazio a te che mi hai dato questa possibilità. Grazie.
Se dovessi guidare un tour educational, come va di moda dire oggi, inizierei proprio da lì, da quell'immagine che state vedendo, dal girfalco. Oggi è un gallo, ma allora era proprio un falco, che ci diceva come il tempo stesse cambiando. E poi mi avvicinerei alla balconata. Ecco, questa stupenda balconata ci fa vedere non il mare Adriatico, ma il Golfo di Venezia. E dicono che nelle giornate, quelle più terse, a settembre soprattutto, si possano intravedere i profili delle isole dalmate. Questo era il Golfo di Venezia, dunque, come dicevamo. E questo mare era solcato da barche, da imbarcazioni che univano l'est con l'ovest. Non a caso la pietra d'Istria della nostra cattedrale, che tra qualche istante vedremo, proveniva proprio dall'altra parte dell'Adriatico o del Golfo di Venezia. Queste acque che furono solcate dalle imbarcazioni veneziane che vennero a prelevare il podestà di fermo Lorenzo Tiepolo, divenuto nel frattempo doge veneziano. 80 miglia nautiche, 1800 metri, quindi all'incirca 150 chilometri, così arrotondando. È la distanza tra la costa adriatica, la nostra, e le coste della Dalmazia. Dunque è veramente Golfo di Venezia, uno specchio di mare che unisce e non separa. Dunque partire dalla balconata per raccontare questa città incredibile. Raccontano che il colore dell'abside che stiamo guardando fosse un tempo di un colore particolare, un colore che risplendesse. I naviganti lo guardavano quasi fosse un faro per orientarsi. Dicevamo il girfalco, ma possiamo anche chiamarlo Colle Sabulo. Sabulo perché sabbioso, oppure perché Mons Sabi, cioè dedicato a una divinità sabina. Alla mia destra, un tempo nel Medioevo, sorgeva il Palazzo dei Capitani, Palazzo del Governo, e accanto il Palazzo del Vescovo, e poi la stupenda cattedrale. Alla mia sinistra, invece, l'Arcigna Rocca, che venne distrutta negli anni 40 del 1400, dopo che Alessandro Sforza se n'era andato. I Fermani dissero: mai più tiranni che possano arroccarsi in questo castelletto arcigno. Ed ecco, siamo di fronte alla cattedrale dedicata all'Assunta, come vedete da quel complesso. Una cattedrale che racconta l'intera città nei suoi diversi stili, paleocristiano, romanico-gotico e poi all'interno neoclassico. C'è di tutto. Come dicevamo all'inizio, pietra d'Istria, pietra bianca che arrivava dall'altra parte del Golfo di Venezia, oggi mare Adriatico. È un inno alla Vergine Assunta, e qui ci starebbe proprio bene il canto 33° della Divina Commedia: Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.